Allora, buonasera a tutti, io sono Simone Cambianica, sono un consigliere comunale qua a Malnate e mi sono occupato fin dall'inizio di seguire i temi che riguardano un po' il 5G per questa nuova tecnologia che si sta aprendo un po' le porte anche a Malnate. Poi al mio fianco l'assessore Feleppa spiegherà meglio che cosa si intende. Fondamentalmente il 5G è una nuova tecnologia, la quinta generazione di tecnologie per la trasmissione di dati radiomobili. Porta con sé una serie di migliorie rispetto alle precedenti tecnologie, la tecnologia 3G e l'attuale tecnologia che utilizzano i cellulari, la tecnologia 4G. Migliorie ad esempio dal punto di vista della velocità di trasmissione dei dati. Per fare un esempio, se con la tecnologia 3G si scaricava un film in alta definizione di circa 2 ore in qualche ora, con la tecnologia 4G si riesce a scaricare in qualche minuto, con la tecnologia 5G sarà possibile scaricarlo in qualche secondo. Inoltre migliorerà anche la risposta della rete in termini di velocità. Questo troverà delle applicazioni importanti, per esempio nella realtà aumentata o nei sistemi di guida autonoma dei veicoli. Aumentando la velocità di latenza, quindi di risposta del sistema, nel momento in cui una macchina che viaggia a 100 all'ora riceve il segnale di frenata, con la tecnologia 4G lo recepiva in circa 1,5 metri, con la tecnologia 5G potrà recepirlo in qualche centimetro. Ci sono una serie di altri aspetti positivi, come la possibilità della connessione di moltissimi dispositivi tra loro. Le ultime stime parlano anche di 1 milione di dispositivi per chilometro quadrato e questo si potrà realizzare con questo il famoso Internet of Things, l'internet degli oggetti, quindi collegare tra loro una serie di oggetti anche di vita comune per fargli prendere dei significati che ad oggi non hanno e avrà delle ricadute importanti sulla realizzazione delle smart city, quindi città intelligenti che tramite la connettività degli oggetti e della città stessa diventerà più vivibile, più fruibile e anche più sicura e pulita. Come fa il 5G ad attuare tutte queste migliorie? Non è magia, ma è un mix avanzato di queste nuove tecnologie. Ad esempio sfrutterà le famose ultimamente alla cronaca onde millimetriche, che avranno la possibilità di una trasmissione di dati molto più ampia e molto più potente. Andrà a cambiare anche un po' l'architettura sia lato utente che lato rete. Il 5G utilizza tantissime antenne che si parlano tra loro, questo renderà una tecnologia molto più ampia, più stabile ed efficace. A questo punto magari lascio la parola all'assessore Feleppa che spiegherà un po' quali che sono gli interventi che Malnate ha in mente rispetto a questa tecnologia. Buonasera a tutti, siamo qui per parlare di 5G perché chiaramente anche l'amministrazione dovrà prendere delle decisioni e dovrà governare questo fenomeno. Abbiamo ricevuto a breve la richiesta di installazione di un'antenna sul nostro territorio che è, per quello che posso capire io, sperimentale in questa fase, perché come si è detto, affinché tutti i sistemi siano funzionanti c'è bisogno di tante antenne che comunicano fra loro. È chiaro che questa governance dell'espansione delle antenne sul territorio ha bisogno di regolamenti che vadano a definire dove è possibile installare le antenne. Questa cosa viene fatta anche in funzione di limitare per quanto possibile aspetti negativi di questa tecnologia. Abbiamo sentito da più parti parlare di collegamenti fra questo tipo di tecnologia e pandemie piuttosto che malattie e quant'altro. Quello che c'è oggi sul tavolo e che è certo, e non sono sicuramente fake news, è il fatto che la comunità europea ha avallato la diffusione di questa tecnologia. Il governo italiano ha recepito queste direttive e poco più di un anno fa ha dato il via alla installazione e sperimentazione sul territorio. Questo è quello che c'è di certo.
Quello che sicuramente è certo è il fatto che non ci sono dati incontrovertibili della pericolosità di questa tecnologia, altrimenti sia la Comunità Europea che il Ministero della Salute avrebbero eccepito su questa sperimentazione. Per quanto riguarda il nostro territorio, il territorio nazionale, i requisiti di questa tecnologia sono stati ulteriormente abbassati, nel senso che le potenze di trasmissione che sono ammissibili per questa tecnologia sul territorio italiano hanno avuto delle limitazioni, quindi siamo potenzialmente più tutelati dal punto di vista legislativo sul nostro territorio. È chiaro che però bisogna dare una risposta agli operatori economici che ci fanno queste richieste. Di recente ANCI ha emanato una direttiva che avvisa le amministrazioni pubbliche a non impedire esplicitamente l'installazione di queste antenne, perché non essendoci motivi oggettivi per impedirlo, non essendoci studi che dimostrano la pericolosità di questa tecnologia, si può incorrere in azioni legali da parte degli operatori economici per impedimento al raggiungimento degli obiettivi commerciali. Quindi è un tema complesso, è un tema che sta sul nostro territorio attuandosi in questi giorni ed è sicuramente interessante cominciare a fare dei ragionamenti. Quindi sicuramente ci sarà una fase in cui noi dovremo cominciare a ragionare anche su un regolamento comunale, e questo è per adesso l'aggiornamento ultimo del motivo per cui questa sera ci troviamo qui a parlare di 5G. Aggiungo solamente un punto a quello che dice l'assessore Feleppa, che è quello di spiegare come la Comunità Europea pone questa tecnologia importante e fondamentale per poter portare a termine gli obiettivi strategici che ha da qua per i prossimi anni. Quindi fondamentalmente per il Comune e per noi non rimangono molti strumenti per poterla gestire. Concludiamo questa breve chiacchierata salutando i cittadini e ringraziando Malnate.org per le occasioni che ci dà di avere un filo diretto con la cittadinanza. Saluti a tutti e ci sentiamo alla prossima.